Il neosenatore Nicola Irto, insieme ai candidati e a tutti i quadri dirigenti del partito, a Lamezia ha detto che il PD ha confermato, nonostante il taglio dei parlamentari, la stessa deputazione del 2018, sottolineando che in Calabria i dati sono ancora tra i migliori del mezzogiorno del paese. Sì, è un dato non positivo che abbiamo già analizzato sul livello iniziale, nazionale e locale. C'è un dato ancora più complesso in Calabria e nel Mezzogiorno, in senso più largo, dove il Partito Democratico si ferma sostanzialmente alle cifre di 5 anni fa e dove c'è continua una presenza importante del Movimento 5 Stelle. Un dato sul quale riflettere, un dato. Prima ancora di affrontare quello c'è il dato gigantesco dell'affluenza, un calabrese su due non è andato a votare. Su questo tutte le forze politiche si devono interrogare perché è facile fare facile retorica o frasi fatte. Se un calabrese su due non è andato a votare, la responsabilità è della classe, innanzitutto della classe politica, tutta, di tutti i colori politici, di chi governa, di chi non governa e chiaramente di tutti. È il primo dato sul quale focalizzare l'attenzione delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Poi c'è un dato del Mezzogiorno in cui non ci soddisfa chiaramente né a livello nazionale né nel Mezzogiorno. In Calabria sostanzialmente andiamo mezzo punto sotto di regioni del Mezzogiorno dove governiamo. Quindi il dato non è locale, il dato è un crollo che c'è stato nel Mezzogiorno. Nonostante questo, ma è una magra consolazione, cioè non è quello che può essere una cosa che ribalta il giudizio generale, noi nonostante il taglio dei parlamentari confermiamo il numero dei parlamentari del Partito Democratico e siamo l'unica regione in questo del Mezzogiorno a farlo. Nel crollo generale del Mezzogiorno le altre regioni perdono anche purtroppo rappresentanza parlamentare anche per il taglio dei parlamentari. Noi, nonostante il taglio dei parlamentari, confermiamo comunque la rappresentanza, il numero dei parlamentari nella Camera e in Senato che avevamo prima. È un voto a macchia di leopardo anche in Calabria e anche su questo noi avvieremo, ed è questa anche un po' la notizia che io oggi voglio dare, dopo aver fatto già una prima riunione con i segretari provinciali, con i consiglieri regionali e con tutti i candidati, che noi finalmente, siccome siamo usciti dalla fase congressuale, dalla fase commissariale e stiamo completando la fase congressuale, finalmente abbiamo gli organismi di partito e a tutti i livelli saremo chiamati nelle prossime settimane a convocare direzioni e assemblee degli iscritti per fare analisi del voto, cosa che non si faceva più, ma non per rimanere ancorati o prigionieri di quell'analisi, ma per capire come ripartire, perché non c'è dubbio che si è perso c'è uno scollamento con la società calabrese, c'è uno scollamento con pezzi importanti della prossimità della nostra regione. Per riacquisirlo si riacquisisce partendo dagli errori, analizzandolo, e quindi a tutti i livelli noi organizzeremo questo tipo di attività già dalle prossime settimane, partendo dalle città, poi provinciale e poi regionale. Insomma, un partito che finalmente sta uscendo dalla fase commissariale e fase congressuale e che quindi vuole anche provare ad analizzare il voto per poter ripartire nella sua attività politica che servirà a intensificare e servirà a cambiare tantissimo.